4 vittorie, 27 sconfitte, campione nazionale. Terzo ai campionati europei juniores a Dublino. Anche questo è un pugile abbastanza buono. L'arbitro è l'irlandese Irns, la giuria è composta da Salak, Cecoslovacchia, Patrisson, Romania, Rons, Svezia, Smolakov, Unione Sovietica, e Akvil, il francese, che è stato messo sotto accusa da Stecca per via di una valutazione che di fatto ha costato ed è costata l'eliminazione del romagnolo. Andiamo al match. Russo Lillo con numero 90, pugile di notevole esperienza, opposto al bulgaro Ciuprensky, che vedete dispone di un notevole allungo e anche di una buona scuola. Eccellente il destro di risposta di Russo Lillo. Buon tempista Russo Lillo, da molti anni è sulla breccia, dobbiamo dire che è sempre nelle posizioni di vertice. Per qualche tempo, come per lui, per Stecca si era parlato di un possibile passaggio tra i professionisti, ma è bella l'azione sinistro-destro. Ma poi non se n'è fatto nulla. Sì, è giusto, l'arbitro abolisce Ciuprensky perché il bulgaro di fatto si è girato. È un bulgaro che ha un colpo molto secco. Ha un colpo molto secco. E Russo Lillo finora sta basando il suo pugilato sulla scelta di tempo, che è un'arma che gli ha dato qualche soddisfazione. Ora si fa precedere però dalla sinistra del bulgaro Ciuprensky. Russo Lillo rientra, Ciuprensky è un pugile che probabilmente andrebbe attaccato. Bravo Russo Lillo, che rientra immediatamente, muovendosi sul tronco peraltro. Ha disputato una semifinale molto dura Russo Lillo contro Pua, che è andato anche al tappeto, mi pare, al secondo round, ma poi è riuscito a strappare il verdetto per un suo 3-2. Bravo, è stato molto bravo Russo Lillo in questa fase, perché ha intuito il destro di Ciuprensky, lo ha evitato con uno spostamento sul tronco ed è rientrato. Anche adesso molto bene si muove sul tronco, e si conclude questa prima ripresa che non abbiamo difficoltà ad assegnargli. Seconda ripresa. Il problema è di vedere se Russo Lillo, adesso vedremo se Russo Lillo riuscirà a tenere sempre questa cadenza e a controllare un avversario, Ciuprensky, che è più giovane di 4 anni di lui, anche se ha alle spalle un maggior numero di colpi, di combattimenti, 170 contro i 100 di Russo Lillo. Vede molto per ora ha visto sempre bene il destro, anche perché è un cantino lento, il bulgaro sì, prepara sì. Troppo il bulgaro fa tutto affidamento sul destro, e come tutti i bulgari, anche l'estro, ma anche l'altro che abbiamo visto. Kamburov, il precedente incontro,
pugilato molto, molto elementare, schematico, abbastanza prevedibile, anche se evidentemente molto efficace. Ecco, ancora anticipa. L'unica cosa è che Rusilio non deve piegarsi sulla sua sinistra, deve andare al di fuori della traiettoria del destro. Ecco, ora giunto segna, mi pare. Avvertimento dell'arbitro Irma Ruzzolillo, che appare meno lucido, meno brillante in questa seconda ripresa. È un pochino meno ordinato. Avvertimento anche per Ciuprensky, combattimento a testa bassa, mancano 10 secondi. Rusolio sta perdendo un po' l'assetto giusto, c'è un richiamo ufficiale e questo compromette sicuramente l'esito della ripresa. Si conclude il richiamo ufficiale. Diciamo la prima per Rusolino, la seconda per Ciuprensky. Ora vedremo attaccare con determinazione. Ecco, quello che sembra, che sia la sensazione, che questo giocatore non abbia proprio le energie per poter attuare quello che in definitiva ha fatto nel corso dei primi 3 minuti. Ora incappa nel destro ed è costretto anche a legare. Se attacca ancora manca 1 minuto e 40 secondi. Se avesse l'energia per attaccare, ecco, ora mette a segno a suo favore un bel destro. Anche prima aveva toccato con il destro, poi ritocca. Ora lo vediamo vacillare un po' sulle gambe, perdere un po' gli appoggi, l'equilibrio. Ancora il destro di Rusolillo. Viene cacciato via Mela dall'angolo azzurro che incitava a voce alta. Un altro richiamo ufficiale per combattimento a testa alta. E beh, con 2 richiami è finita. Peccato.
ora subisce anche un conteggio. Peccato, poteva essere la grande occasione per Russolillo, che per due volte è andato in finale, una volta secondo a Tampere nel 81, una volta terzo nel 79. Io sono convinto che un Russolillo non affaticato dalla spesa del Neo potrebbe tranquillamente battere questo Ciuprenti. È un uomo stanco Russolillo. È stato un torneo per lui molto duro, ha dovuto sostenere, e quindi ottengono la terza vittoria con Ciuprenti.